Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia avevamo già messo in guardia riguardo l'approvazione da parte del Parlamento europeo del portafoglio di identità digitale voluto dalla von der Leyen, che si propone di renderlo necessario per ogni transazione al fine di controllare totalmente i cittadini, anche se, come sempre dicono le elite del World Economic Forum, di cui la Presidente della Commissione è uno dei vertici, inizialmente sarà su base volontaria. Quest'oggi ascolteremo la traduzione di un ristretto numero di europarlamentari che, in vista del voto della scorsa settimana sull'aggiornamento del quadro europeo sull'identità digitale, si è espresso contro l'adozione del portafoglio di identità digitale a livello europeo, definendolo un insulto alla democrazia e affermando che l'UE stava creando un codice QR per portare a un sistema di credito sociale in stile cinese. Il regolamento aggiornato è stato adottato giovedì della settimana scorsa con la maggioranza dei deputati che ha accolto con favore il portafoglio europeo di identità digitale, incuranti di quanto detto dai 4 eurodeputati nel dibattito che state per vedere. Dopo aver meditato su ciò che affermano i 4 europarlamentari, ogni persona accorta avrà la conferma di quanto da tempo affermiamo. A questo punto nasce una domanda: l'Europarlamento è pieno zeppo di utili idioti o di persone consapevolmente vendute alle diaboliche elite globaliste? Oppure anche, la von der Leyen è l'ennesima filantropa come Gates e Soros? Voi cosa ne pensate? Ascoltiamo ora l'eurodeputato belga Gerolf Annemans. Signora Presidente, colleghi, oggi siamo a un bivio. Dobbiamo prendere una decisione che avrà profonde conseguenze per le libertà dei cittadini europei e per la loro privacy in futuro. La legislazione qui proposta sull'identità digitale per l'intera Unione Europea nasconde un'agenda pericolosa, persino sinistra. L'idea di un portafoglio digitale pone essenzialmente gli ultimi ritocchi su un percorso che ci porterà al controllo totale della società. Che si tratti del Grande Fratello o di Brave New World, lascerò la questione aperta. È un'Unione Europea in cui ogni transazione, ogni movimento, ogni interazione viene registrata. Un continente in cui le libertà dei cittadini possono dipendere dal via libera digitale. Questo non sarà un aiuto, ma un guinzaglio. Non un portafoglio, ma una prigione. Gli esperti di privacy hanno lanciato l'allarme e l'avvertimento da quando è emersa questa proposta. Perché quanto è volontario un sistema che può imporre centralmente il rispetto delle regole consentendo l'accesso ai servizi essenziali e quindi, ipso facto, anche non permettendolo. Da qui l'Unione Europea può diventare una società onnicomprensiva e perpetua di codici QR. Invito quindi i miei colleghi a essere prudenti e a respingere questa via d'accesso a un sistema di credito sociale in stile cinese. La scelta che abbiamo davanti è chiara: abbracciare un futuro di sorveglianza e controllo o sostenere i principi di libertà e autonomia che definiscono la nostra società democratica. La parola passa ora all'eurodeputata francese Virginie Joron. Signora Presidente, signor Commissario, cari colleghi, voi avete voluto iscrivere il QR code nel corpo dei nostri concittadini. Niente trasporti, niente assistenza medica, niente discoteche, caffè in piedi, seduti, sdraiati o in movimento sulla spiaggia. Il 12 luglio 2021 rimarrà un giorno buio per la Francia, per le nostre libertà. Questa tentazione del QR code e del credito sociale in stile cinese, qui qualcuno la sogna. La tentazione di privare le libertà e l'accesso ai servizi pubblici e alla sanità, la tentazione di identificare i cittadini obbedienti e punire i cittadini dissenzienti, bloccando i loro conti bancari, come in Canada, Cina o Italia. Ovviamente conosciamo le potenzialità della tecnologia digitale e non avrei alcun timore in uno Stato che rispetti la democrazia. Ma con il Covid abbiamo sperimentato una deriva autoritaria verso convinzioni che si sono rivelate errate. Sì, l'identità digitale può condurci verso un altro modello di società e concludo con questo passaggio di George Orwell nel suo libro 1984. Che prevedeva la sorveglianza totale da parte delle telecamere del Grande Fratello. Winston poteva ancora decifrare sulla facciata l'iscrizione artistica dei 3 slogan del partito: la guerra è pace,
La libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Benvenuti nel 2024. Ascoltiamo ora l'intervento dell'eurodeputato olandese Michiel Hoogeveen. Il modo in cui è nata l'identità digitale europea è un insulto alla democrazia. Nel dicembre 2022 il Parlamento olandese ha adottato a maggioranza una mozione che invitava il segretario di Stato per la digitalizzazione Van Uffelen a non accettare le conclusioni del Consiglio sull'identità digitale europea. Ciò comporta rischi gravi, come l'archiviazione centralizzata dei dati e tecniche non sicure. Van Uffelen lo ha ignorato e ha votato comunque a favore. Il governo olandese ha quindi approvato una legge europea alla quale la Camera dei rappresentanti ha esplicitamente detto no. Se i parlamenti nazionali vengono ignorati nell'UE, perché sono lì? Le persone che devono decidere su questo sono gli elettori olandesi attraverso i nostri meccanismi e le nostre procedure democratiche. Se non siamo disposti a farlo, tanto vale chiudere immediatamente i nostri parlamenti nazionali e trasformarli in un museo. Concludiamo con l'eurodeputato svedese Johan Nissinen. Signora Presidente, sicuramente sembra fantastico poter mostrare la nostra identità e condividere documenti elettronici all'interno dell'Unione Europea attraverso un portafoglio digitale europeo. Naturalmente, sembra troppo bello per essere vero. Comporta rischi gravi che non possono essere ignorati. I problemi di corruzione in alcuni Stati membri sono particolarmente preoccupanti. Possiamo fidarci che questi siano competenti e rispettino il trattamento etico di questi dati sensibili, come fa ad esempio la Svezia? No, purtroppo non credo. È estremamente discutibile e solleva sospetti di abuso e supervisione inappropriata. In particolare i nostri cittadini mettono a rischio la sicurezza e la privacy. È un aspetto che dobbiamo considerare prima di adottare una proposta come questa. Finché avremo stati corrotti all'interno dell'Unione, rischieremo la sicurezza dei cittadini. Cosa fare a questo punto? Von der Leyen è decisa a portare avanti l'agenda del controllo basata sul sistema di credito sociale del regime cinese, preso a modello da Klaus Schwab. Ciò che faranno è quello di passare da un sistema facoltativo, a cui ben pochi aderiranno, a un sistema incentivato, per arrivare infine a renderlo, passo dopo passo, obbligatorio. Ma possiamo fare molto per impedirlo. Per prima cosa possiamo avvisare dei pericoli più persone possibili. Possiamo non lasciarci ingannare da coloro che minimizzano il problema perché o ingenuamente fanno il gioco dei carnefici oppure ne sono consapevolmente complici. Dobbiamo non aderire in massa al portafoglio di identità digitale e inviare email o lettere ai rappresentanti politici, maggioranza o d'opposizione che siano, dicendo di essere fermamente contrari. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby. Prima di concludere volevo ringraziare Kijani Life, una realtà italiana che propone un depuratore d'acqua con tecnologie uniche e innovative basate sulle ricerche scientifiche di quattro pionieri degli studi sull'acqua e del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto. Un depuratore molto apprezzato perché lavora sulla struttura biofisica e biochimica dell'acqua. È in grado di cambiare cristalli di H2O attraverso un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua, contribuendo così a irrobustire il nostro sistema immunitario.